Via Antonello de Messina, l'incrocio con Via Mazzanti, c'è anche il piazzale, insomma, Marangi, un incrocio pericoloso. E voi insistete perché si faccia quel progetto, se venga concretizzato quel progetto che preveda la grande rotatoria proprio all'altezza dell'incrocio? Sì, guardi, noi non vogliamo primogeniture, so che il tema già è stato affrontato anche da altri. Noi però ad aprile abbiamo incontrato l'amministrazione, abbiamo chiesto con forza di risolvere la problematica riguardante questa area, ma ci sono anche diverse altre aree che abbiamo attenzionato che sono altrettanto pericolose. C'era stato promesso che a maggio sarebbe stato fatto un intervento preciso per risolvere la problematica e non è stato fatto. Sappiamo però che è stata emessa l'ordinanza sindacale. L'ordinanza sindacale giace da un mese e mezzo senza essere attuata. E pare che manchino ora i cartelli stradali. Allora dico io, mettete un sistema provvisorio, dei blocchi di cemento e una viabilità gialla provvisoria per consentire di evitare subito la situazione di pericolo che c'è anche ora attualmente. Qualche giorno fa si è ripetuto un altro incidente, oggi che siamo stati qua in questo sit-in di protesta abbiamo assistito almeno a un paio di situazioni che potevano benissimo trasformarsi in un incidente, quindi è chiaro che vogliamo che questa città, questa amministrazione diventi più rapida, soprattutto quando c'è a rischio la salute e la vita delle persone. Questa città ha pianto già troppi figli.